Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei viadotti e delle problematiche connesse alla sicurezza della viabilità, nuovo senso civico, forum dell'acqua Abruzzo e stazione ornitologica hanno tenuto questa mattina a Pescara una conferenza stampa proprio sullo stato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di ponti e viadotti delle autostrade A24 ed A25, che come sapete sono in gestione a Strada dei Parchi e sono state già oggetto di un esposto indirizzato a 9 procure. Per l'occasione è stato divulgato un documento nel quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, causa carenza di personale, ammette di non aver effettuato visite ispettive adeguate per verificare lo stato di degrado delle infrastrutture che sono in concessione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Ingegnere, qual è la situazione alla luce anche dei controlli che voi avete fatto lungo la rete autostradale? Noi abbiamo fatto dei controlli visivi e li abbiamo filmati e fotografati e li abbiamo messi in un esposto che abbiamo presentato alla Procura della Repubblica. La situazione è notevolmente grave, notevolmente grave. Nel senso che ci sono problemi di deterioramento, soprattutto dei ponti, che sono problemi seri, molto seri, e che preludono a incidenti prossimi venturi. A questo punto abbiamo dovuto esporre, per ragione ovviamente di tutela anche nostra, abbiamo dovuto esporre la questione alle procure perché ci sia un'inchiesta da questo punto di vista. Le criticità che noi avevamo segnalato, cioè il degrado dei viadotti, effettivamente esiste e hanno bisogno di interventi, c'è cioè bisogno di interventi urgenti, di manutenzione ordinaria, già dire urgenti con una manutenzione ordinaria è anche straordinaria. E che qualora il governo via il personale, loro opereranno solo in quel caso. Beh, insomma, è una situazione veramente inaccettabile, anche perché nel frattempo noi abbiamo pagato molti soldi con i pedaggi. La società, la Strada dei Parchi, sostiene di aver fatto interventi per circa 200 milioni di euro solo come manutenzione ordinaria, però comunque i viadotti sono in quel degrado, lo stesso ministero riconosce che ci sono criticità. Insomma, vorremmo anche capire meglio come sono stati spesi questi soldi, insomma, poi magari è tutto a posto, però le verifiche è meglio farle. Molto grave se pensate per esempio che lo Stato deve garantire per esempio i soccorsi in caso di calamità naturale, pensiamo al terremoto, vi ricordate all'Aquila c'erano problemi per far arrivare i soccorsi perché i ponti non erano sicuri, andavano verificati, oggi i ponti crollano a prescindere dal terremoto, questo è molto grave, lo Stato non si può arrendere così e non possiamo permettere che i cittadini viaggino senza sicurezza, oggi mette su un'autostrada c'è un po' di psicosi ma in realtà sono fondate e la psicosi è fondata perché le vedete tutti quanti, la situazione è abbastanza grave. Andiamo avanti e cambiamo argomento. ZES, un'altra opportunità di sviluppo mancata. Questa la denuncia che arriva dal centrodestra abruzzese, parlando di zone economiche speciali. Centrodestra che punta l'indice contro la giunta regionale che, a suo modo di vedere, non è riuscita ad accordarsi con il Molise, che ha così deciso di dar vita ad un accordo con la Puglia. Sentiamo il servizio. Ma perdiamo tantissimo perché è un'opportunità che veniva data alle regioni del sud e quindi l'Abruzzo poteva, pur non avendo alcune caratteristiche, poteva accedere, però se faceva una ZES interregionale insieme al Molise. Per un anno e mezzo hanno girato, questo governo regionale ha girato l'Abruzzo, il territorio soprattutto il sud della provincia di Chieti, per dire che ci sarebbe arrivata la ZES insieme con il Molise. Finalmente il 7 agosto arriva questa delibera che viene pubblicata qualche giorno fa, io prendo contatto con il Molise per capire bene come sarebbero mosse Abruzzo e Molise, mi dicono dal Molise che 5 giorni prima, cioè il 2 agosto con la delibera 395, loro hanno deciso di andare con la Puglia perché dall'Abruzzo non c'erano stati segnali di interesse e di attivazione, di una gravità enorme, se a ciò aggiungiamo che il 28
28 agosto, cioè 26 giorni dopo la delibera del Molise, l'attuale presidente facente funzioni, il vicepresidente Lolli, incontra Confindustria, che oramai da mesi sollecita l'attivazione di questa zona che porta sviluppo, che porta benessere, che porta agevolazioni fiscali, che porta sgravi, che porta tante altre cose, e il presidente assicura che si sarebbe attivato con il Molise. Pagano, è possibile recuperare il tempo perduto, o meglio ancora, è possibile trovare un accordo con Molise e Puglia? Io credo che quello che non è stato fatto evidentemente fino ad oggi, cioè delle sane politiche di relazione istituzionale con le regioni vicine, in particolare quelle che potevano essere coinvolte in questa straordinaria opportunità che sono appunto le ZES, possa essere fatto oggi. La delibera della Regione Molise, che aderisce ad un progetto comune con la Regione Puglia, è soltanto di pochi giorni fa. Noi pensiamo che si possa creare le condizioni per recuperare quanto di sbagliato è stato fatto. Io personalmente mi applicherò per cercare di recuperare gli errori commessi. Io esprimo forte preoccupazione per questa mancata chance e vorrei davvero fare un appello a tutti gli industriali abruzzesi, in particolare a quelli del mio territorio, affinché rispondano con una scossa di orgoglio e di dignità rispetto a questa mancata attivazione da parte della Regione, perché per noi significa perdere una chance importantissima in un momento in cui avremmo bisogno in realtà di molti più sostegni di quelli che abbiamo avuto in passato. Adesso una notizia di cronaca: oltre 350.000 euro, e questo l'ammontare delle risorse evase nel settore immobiliare scoperto in più operazioni dalla Guardia di Finanza di Pescara. In particolare, con riferimento alla stagione vacanziera, la Guardia di Finanza, che opera sui comuni turistici costieri della provincia, ha avviato un dispositivo di controlli fiscali sia nei confronti di bed and breakfast che dei privati locatori di immobili in nero a favore proprio dei turisti. All'esito delle operazioni, che sono comunque ancora in corso, sono già stati individuati 20 soggetti fra privati ed esercenti che hanno provveduto ad ospitare clienti evadendo al fisco i relativi introiti per circa 200.000 euro. Quanto ai privati, omettendo di dichiarare per intero il corrispettivo dei canoni di locazione di villette o case al mare, hanno effettuato appunto evasione dichiarando il falso. Nel caso dei bed and breakfast sono stati accertati numerosi casi di soggiorni di ospiti senza emissione dei relativi documenti fiscali per i corrispettivi riscossi, così sottratti al fisco. Nell'ambito dei controlli è stata individuata anche una società esercente l'attività immobiliare nei cui confronti sono state rilevate operazioni immobiliari e costi indeducibili per complessivi 150.000 euro di base imponibile occultata al fisco. Proseguiamo adesso con il nostro giornale, andiamo a Chieti, dove questa mattina c'è stata la cerimonia per il cambio al vertice della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Il generale Michele Sirimarco, dopo 3 anni, ha lasciato oggi il suo incarico per assumere da domani quello al comando della Legione Allievi Carabinieri di Roma, che ha alle sue dipendenze la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Reggio Calabria, Inglesias e Campobasso. Il nuovo comandante è il generale di brigata Carlo Cerrina. Sentiamo. Cambio al vertice del comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise di Chieti questa mattina presso la caserma Pasquale Infelisi, alla presenza del generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomasone, comandante interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli. Il generale di brigata Carlo Cerrina ha assunto il comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, subentrando al generale di brigata Michele Sirimarco, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma. La carriera del generale Cerrina, 55 anni, nato a Pieve di Cadore in provincia di Belluno, è iniziata nel 79 alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli. Promosso al grado di capitano, ha prestato a lungo servizio in Sicilia al comando della Compagnia dei Carabinieri di Giarre dal settembre dell'89 al novembre del 91 e successivamente da febbraio 93 a giugno 97 presso il centro operativo della Direzione Antimafia di Catania. Da aprile 98 a
a luglio 99, ha poi frequentato il primo corso superiore di Stato Maggiore Interforze, conseguendo il titolo che abilita all'esercizio delle più alte funzioni dirigenziali. Impegnato anche all'estero, il generale Cerrina ha ricoperto presso il Comando NATO di Bruxelles dal 2005 al 2008 il prestigioso incarico di addetto militare aggiunto per i comitati politico-militari sulla lotta al terrorismo e sulle armi di distruzione di massa. Successivamente rientrato in patria, ha svolto dall'agosto del 2008 al settembre del 2011 presso il Comando Generale dell'Arma di Viale Romania a Roma le funzioni di capo ufficio armamenti ed equipaggiamenti speciali ed in seguito capo ufficio logistico. Giunto a Parma a fine 2011 ha diretto il Comando Provinciale dell'Arma della città ducale fino al 2014 per poi fare ritorno nella capitale e assumere l'incarico di capo di Stato Maggiore del Comando Scuole dell'Arma dei Carabinieri dal giugno 2015 ad ottobre 2016. Promosso al grado di generale di brigata nell'ottobre 2016, è diventato comandante della prima brigata mobile dei Carabinieri. Andiamo avanti, ci spostiamo nell'area Vestina, cambiando argomento. Sono ancora molte le ombre sull'ospedale San Massimo di Penne, visto che da settembre prossimo anche il reparto di chirurgia potrebbe stoppare le proprie attività per mancanza di personale. Sentiamo il servizio di Vestina News. Quella vissuta lo scorso mese di gennaio, con la carenza di personale presso il reparto di ortopedia, poteva e doveva essere un campanello d'allarme per l'ospedale San Massimo di Penne. Invece così non è stato e dal prossimo mese di settembre, a meno di miracoli, si potrebbe arrivare ad un blocco delle prestazioni anche per il reparto di chirurgia, vista la tantissima mole di lavoro, per cui i soli 3 medici attualmente in attività non possono sopperire, contando che uno di loro sta godendo del congedo parentale. Come raccontato anche nei servizi precedenti, un bando per l'assunzione di un nuovo dottore è stato indetto nei mesi scorsi e il vincitore selezionato, non fosse che il suddetto è già titolare al pronto soccorso di Popoli e quindi ad ora nessuno ha rafforzato l'organico pennese. Una notizia che segue ormai tantissimi tagli, sia a livello medico, se ne contano almeno una ventina di professionisti, anche di caratura nazionale, che sono stati costretti ad abbandonare l'ospedale San Massimo, sia a livello di reparti. Il laboratorio analisi ormai da tempo è unità operativa semplice, la rianimazione ridotta a tipo terapia intensiva post-operatoria per arrivare agli ultimi anni con la chiusura del punto nascita e della ginecologia, per queste solo attività di ambulatorio. L'ultima riorganizzazione della ASL ha decretato anche la chiusura di geriatria, commutandolo in un unico reparto di medicina generale con 40 posti letto e la sospensione dell'unità complessa di cardiologia. Una situazione dunque che si fa sempre più complicata per il nosocomio Vestino e per i tanti pazienti che ne usufruiscono tutti i giorni, a cui si aggiunge quello del pronto soccorso, visto che nei giorni scorsi alcune ambulanze provenienti dall'ospedale civile di Pescara sono state dirottate al pronto soccorso del San Massimo, visto che quello pescarese non poteva più assistere pazienti perché è troppo pieno. Andiamo avanti, si cerca una soluzione condivisa al problema degli ungolati che sta danneggiando soprattutto le aree interne della regione. A Pescara si è tenuta una prima riunione del tavolo coordinato dalla Commissione Agricoltura. Sentiamo. Si è svolto a Pescara, nella sala d'Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale, l'incontro sull'emergenza cinghiali promosso dal Presidente della Commissione Agricoltura, Antonio Innaurato. All'appuntamento, organizzato in stretta collaborazione con gli assessori regionali Pepe e Berardinetti, hanno partecipato le province, gli ATC, la Polizia Provinciale, le organizzazioni degli agricoltori, l'ANCI e l'UNCEM Abruzzo. Certamente i passaggi sono da percorrere insieme e la scelta di condividere e di portare avanti insieme i cacciatori con gli agricoltori, con i responsabili delle ATC, con l'ispettorato, con l'ISPRA, con gli organismi che gestiscono la politica e quindi la giunta regionale e con quelli che si occupano quotidianamente di questo problema, cioè la gente comune, quindi i sindaci. È stata una scelta intelligente, dobbiamo continuare a percorrere questo modo di lavorare. Purtroppo nelle zone interne la situazione sta assumendo proporzioni gravissime.
oltre allo spopolamento dovuto a esigenze ormai considerate storiche, si accomuna questa paura, questa preoccupazione, questa diciamo, difficoltà a poter convivere con questi ungulati. E a proposito di convivenza fra uomo e animali selvatici, l'orsa peppina è tornata a far visita ai pollai della Valle Peligna. Questa volta è arrivata fin nel centro abitato di Pettorano sul Gizio, siamo in provincia dell'Aquila, facendo ancora strage di polli, uccidendone una decina. Probabilmente l'incursione dell'orsa e dei suoi cuccioli è avvenuta nella notte e solo in mattinata il proprietario del pollaio ha scoperto la visita dell'orso. Orso che ha avuto vita facile nell'uccidere i polli perché come unico ostacolo ha trovato quello di una porta facilmente superabile. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri forestali e gli uomini della riserva che hanno compiuto i rilievi del caso, prelevando anche escrementi lasciati dall'orso. Tutti i reperti saranno chiaramente analizzati. Intanto i residenti, preoccupati dalle continue incursioni dell'orsa e dei suoi cuccioli che diventano sempre più audaci, chiedono adeguate misure di prevenzione per tenere lontani gli animali dalle loro case. Dalla riserva Monte Genzana si rinnova l'appello a tutti i piccoli allevatori di rivolgersi a loro per dotare i pollai di reti elettrificate, che sono l'unico efficace antidoto alle incursioni dell'orso. Proseguiamo con il nostro giornale, andiamo a Lanciano. La sezione frentana dell'Associazione Italia Nostra critica l'intervento di restauro del convento di Sant'Agostino nel cuore del centro storico della città. Secondo il presidente dell'Associazione Pierluigi Vinciguerra, il progetto è tutt'altro che un restauro conservativo. Così come stanno procedendo i lavori, il restauro non sembra affatto conservativo, ne è convinto l'architetto Pierluigi Vinciguerra, presidente di Italia Nostra a Lanciano, che ha segnalato alla soprintendenza dei beni ambientali e culturali il cantiere aperto all'ex convento agostiniano nel quartiere storico di Lanciano Vecchia. Il progetto di restauro e risanamento per l'immobile di proprietà dell'arcidiocesi Lanciano Ortona ha avuto il nulla osta della soprintendenza. L'obiettivo sarebbe quello di realizzare un centro per ospitare i senza tetto e insegnare mestieri artigianali, ma Vinciguerra, dopo aver preso visione dei lavori assieme all'architetto Percario della stessa soprintendenza, chiede l'immediata sospensione del cantiere, a partire dalla realizzazione di un ascensore nel chiostro. E io ho fatto un esposto perché mi sono reso conto questa mattina, quando sono venuto con un responsabile della soprintendenza, quindi abbiamo preso visione della situazione, dello stato dei luoghi, e che c'è un intervento non giusto fatto, perché non rispecchia i concetti della buona conservazione e anche perché non c'è nemmeno la messa in sicurezza della struttura. Chiaramente ci sono stati anche, non dico dei ritrovamenti, ma ci sono delle fondazioni che sono emerse. Noi vorremmo anche conoscere la planimetria di queste fondazioni, perché ci fanno risalire alla storia di Lanciano. Insomma, queste strutture non devono essere mortificate ulteriormente da chi purtroppo, come la Curia, fa un intervento per riqualificare. Benissimo, noi siamo contentissimi di questa riqualificazione, ma la riqualificazione e il consolidamento vanno fatte con i giusti criteri. Ora ci spostiamo a Teramo. 100 violoncellisti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età si esibiranno domani sera, 1° settembre, nel Duomo di Teramo in un grande concerto gratuito diretto dal maestro teramano Enrico Melozzi. L'iniziativa è sostenuta dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Terca. Se sarà replicata domenica mattina all'Aquila e la prossima settimana nell'Aula Bunker di Palermo. Sentiamo Tania Bonnici Castelli.
Teramo sarà città della musica per un giorno straordinario, durante il quale 100 violoncellisti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età invaderanno le vie cittadine per confluire in un grande concerto serale in cattedrale. Artefice di questa straordinaria iniziativa culturale sostenuta dal Comune e che sarà replicata dopo Teramo, all'Aquila e a Palermo, è il maestro teramano Enrico Melozzi. Che concerto sarà e come è nato? Sarà un concerto molto poetico, molto entusiasmante, travolgente, con brani di musica classica ma musica molto popolare. I 100 violoncelli nascono al Teatro Valle Occupato nel 2011, in una notte del 2011, il primo concerto del 2012, con 148 violoncellisti, e poi da lì Milano e poi Budapest, poi il Reggio di Torino e poi il Circo Massimo a Capodanno Romano. Insomma, abbiamo fatto tantissime manifestazioni bellissime, sempre nell'insegna di portare la grande musica alle persone che non si intendono di grande musica, per cui chiunque si può divertire e si può entusiasmare, commuovere, divertirsi, ridere, piangere nell'arco di poco tempo. Quindi, dopo Teramo replicherete all'Aquila? Dopo Teramo replicheremo all'Aquila, quindi il primo concerto sarà al Duomo di Teramo alle 21 e poi la mattina successiva, una levataccia, dovremo andare all'Aquila alle 10, iniziamo il concerto e poi andiamo a Palermo, dove faremo, stranamente nel giro di pochi giorni si è verificata una riunione a casa mia e la seconda a casa di Sollima, che è il promotore, il vero capitano di questo gruppo. Palermo ci ospiterà in una serie di concerti e sono orgogliosissimo di poter fare un concerto nell'Aula Bunker dedicato a Rita Borsellino, e faremo proprio un concerto nel luogo dove si è svolto il primo processo, il primo grande processo alla mafia. Torniamo a Lanciano, dove cresce l'attesa per la rievocazione storica del Mastro Giurato, in programma domenica in centro storico, chiaramente per i più piccoli, e non solo. Le serate di questa settimana sono state animate dalla Rocca dello Mastro Giurato, dove poter assaporare la vita che si faceva nel Medioevo. Sentiamo. E Lanciano si cala nell'atmosfera medievale in attesa del corteo storico del Mastro Giurato, in programma nel pomeriggio di domenica 2 settembre. Ha aperto infatti battenti la Rocca dello Mastro Giurato nel quartiere Civitanova, uno dei quattro rioni storici della città, che si è trasformato in un vero e proprio villaggio medievale. Grandi protagonisti col cuore dell'evento a Piazza d'Armi nelle Torri Montanare, ospiti internazionali da Spagna, Portogallo, Francia, Polonia, Ungheria, Germania, Olanda, Lituania, con i loro banchi carichi di prodotti tipici dei paesi di provenienza, tra spezie, tessuti, profumi e gastronomia, senza tralasciare gli spettacoli con combattenti, danzatrici, saltimbanchi, attori, musici e ancora arcieri e falconieri. Figure e spettacoli dalla grande suggestione, con oggetti degli antichi mestieri, dame e cavalieri e giochi di un tempo che caratterizzano uno degli appuntamenti che fanno da prologo alla rievocazione storica del Mastro Giurato. Immancabili i piatti tipici di un tempo, impagabile il fascino dei falconieri che si sono esibiti in piazza Plebiscito. E adesso lo sport, con il calcio in primo piano e soprattutto la Serie B, ultime sedute di allenamento decisive per le scelte di formazione di Pilloni in vista del match di domenica fra Pescara e Livorno. Tra i biancazzurri in dubbio Macin, colpito da influenza. In caso di assenza, uno tra Crecco e Melegoni prenderà il posto dell'ex bresciano. In attacco Tridente, Cocco, Mancuso, Antonucci, mentre in difesa salgono le quotazioni di Del Grosso. Nel caso fuori Ciofani, con Balzano dirottato a destra. In casa Labronica il tecnico Lucarelli può contare su una ulteriore alternativa in attacco, il centravanti montenegrino Filip Rajcevic, ex Provercelli e Vicenza. Sentiamo il servizio. Quanto contano le sensazioni e il primo impatto nella valutazione di un giocatore? Secondo noi moltissimo, almeno per quel che riguarda l'aspetto umano e caratteriale. Ecco allora che l'incontro con Filip Rajcevic in conferenza all'Hotel Palazzo ci regala un sorriso. Il giocatore è arrivato a Livorno con la carica e la voglia giuste. Le potenzialità ci sono tutte, la resa in questi anni è stata di intermittenza, ma il numero 31 montenegrino potrebbe veramente regalare tanto.
tante soddisfazioni, lo leggiamo dagli occhi e dalle espressioni, c'è grande soddisfazione e grande voglia. Sì, come hai detto, penso che si vede, ma lo devo ribadire perché veramente sono felicissimo e contentissimo di essere qua a Livorno, perché è una piazza che parla per sé, perché i tifosi parlano per la squadra che è una cosa, quando ho sentito che c'è interessamento col direttore, con il presidente, abbiamo lavorato in 2 o 3 giorni e abbiamo concluso a fare. Ti racconto un retroscena, parlando con il mister, naturalmente noi in quel momento di fine mercato facevamo i nomi di Borriello, Gilardino, Marilungo, altri nomi importanti, e dall'altra parte la cornetta dice: ma io prenderei Rajčević. No, infatti lo ringrazio, ringrazio il presidente, il direttore, ma soprattutto l'allenatore che mi ha voluto qua. Sai, per un attaccante avere allenatore, un idolo, diciamo, perché è stato un grandissimo attaccante, poi ha fatto le cose importanti qua a Livorno. Quando uno così ti vuole, ti dà soddisfazioni, ti dà la forza per fare tutto per lui praticamente, quindi sono veramente contento di lavorare con lui e non vedo l'ora di scendere al campo. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C. In casa Teramo tiene banco il caso Fideiussione. Tutte le società, e tra queste anche quella del patron Campitelli, che hanno ottenuto la garanzia per l'iscrizione al campionato tramite la Finward, avranno tempo fino al 28 di settembre per approntare una nuova fideiussione, come disposto dal commissario federale Fabricini, a pena di una penalizzazione di 8 punti in classifica ed una multa da 300.000 euro. Intanto, ultime ore di calciomercato, che per la Serie C chiude i battenti questa sera alle 20. Sempre più probabile la rescissione del contratto con il terzino Ferretti. Salterebbe lo scambio con Francesco Pacini, anche se questo non chiude la strada all'arrivo dell'estremo del Novara. Tornando al calcio giocato, ascoltiamo le impressioni dell'attaccante Bacio Terracino su queste ultime settimane di inizio stagione. Sentiamo. Ma le sensazioni sono positive, sicuramente abbiamo fatto una buona gara, ma ci sono stati anche degli errori, come giusto che sia, perché comunque siamo agli inizi. Credo che c'è stata un po' di confusione nella parte iniziale, poi verso la fine del primo tempo siamo riusciti a gestire un po' la palla. Poi con la loro espulsione forse dovevamo approfittarne di più, con più fraseggio e sicuramente non sbagliare l'ultimo passaggio, quello che ci permetteva magari di chiudere prima la partita. Ma è ovvio che io cerco sempre di migliorarmi. Poi la stagione è lunga e non si sa mai quello che accade. Io cercherò sempre di dare il massimo, come ho sempre fatto nella passata stagione. L'11 diciamo che mi è sempre piaciuto, anche l'anno scorso io chiesi l'11, solo che essendo arrivato per ultimo già era stato occupato da Tulli, quindi quest'anno ho preferito prendere l'11 perché è un mio numero preferito. Sicuramente è un po' strano iniziare così tardi, anche perché iniziando il 16 settembre comunque c'è un bel po' di tempo libero, così che non si inizia il campionato, però questo diciamo può agevolare noi, visto che siamo una squadra nuova e giovane, ci permette di migliorare ancora di più in vista del campionato. No, mi trovo bene in entrambi i lati, il mister mi ha chiesto anche se mi può schierare anche a sinistra, ho detto che va bene ugualmente, perché comunque ho sempre giocato sia a destra che a sinistra, per me è indifferente. Certo che mi sento più a casa mia, anche perché vengo da una buona stagione passata, poi avendo iniziato il ritiro dall'inizio, cosa che non ho fatto l'anno scorso, sicuramente mi ha aiutato molto. Sì, si vede che è un ottimo giocatore lui, come tutti gli altri nuovi acquisti, soprattutto i giovani, vedo che comunque sono dei giovani di valore che si mettono a disposizione del mister e della squadra, quindi possiamo fare solo che bene.
Scendiamo ancora di categoria, restando sempre al calcio, andiamo in Serie D, dove sarà una stagione con più partite di campionato, quella che attende le 6 squadre abruzzesi. Sono state tutte inserite nel girone F, che quest'anno sarà a 20 squadre e dunque con 38 giornate. Tanti i turni infrasettimanali in calendario. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Sarà un campionato duro e stressante. La novità principale del girone F di Serie D non è tanto la presenza del Cesena come big del raggruppamento anziché il Bari, quanto il fatto che ci sono 20 squadre, il che vorrà dire ben 38 giornate di campionato. Se si considera che per i ben noti motivi l'inizio del torneo è addirittura slittato al 16 settembre, ecco che gli impegni saranno ancora più compattati, con un cospicuo numero di turni infrasettimanali per consentire la chiusura della stagione regolare a maggio, così da lasciare spazio a play-off e play-out. Per questi dettagli bisognerà attendere il prossimo 8 settembre, quando saranno diramati i calendari all'indomani delle sentenze del Collegio di Garanzia del CONI. Il 13 settembre, peraltro, si pronuncerà anche il TAR del Lazio circa il ricorso del Sant'Arcangelo, squadra del girone F che però chiede la riammissione al campionato di Serie C. La compagine clementina lo scorso maggio subì una penalizzazione che permise al Teramo di salvarsi e impose loro il play-out col Vicenza, che ne sancì la retrocessione. Dunque non sono esclusi altri colpi di scena. Il baricentro del girone F si sposta a nord dopo la ridda di voci che paventavano l'inserimento di tre pugliesi, tra cui il Bari di De Laurentiis. Invece la nobile decaduta è il Cesena, che è ripartito con una nuova società, la quale, per ottenere l'immediato inserimento in Serie D, ha effettuato la fusione con il Romagna Centro, compagine cesenate già militante nella quarta serie. Guida tecnica affidata all'ex Sant'Arcangelo Giuseppe Angelini, che avrà come vice e preparatore dei portieri Francesco Antonioli, ex estremo dei Romagnoli, oltre che di Milan e Bologna, e scudettato con la Roma di Capello. Nella rosa finora allestita spiccano il centrocampista Davide Biondini, una carriera in Serie A, in particolare con le maglie di Cagliari e Sassuolo, e il capitano Giuseppe De Feudis. In attacco il gigante Ricciardo, ex Fondi e Melfi, e gli esterni Alessandro e Tortori. In rosa anche il figlio d'arte Daniele Bisoli, fratello del bresciano Dimitri. Ha lasciato Cesena Emanuele Cascione, che ha firmato con il Sant'Arcangelo. 5 le romagnole, oltre a Cesena e Sant'Arcangelo, un'altra decaduta dai pro, il Forlì, e poi San Maurese e Savignanese. 6 le rappresentanti marchigiane, le ambiziose Matelica e Recanatese, la outsider San Giustese, la ripescata Jesina, Castelfidardo e la neopromossa Monte Giorgio. Stavolta quella marchigiana non sarà la rappresentanza più folta, perché sono 6 anche le abruzzesi, 4 di loro punteranno ad un campionato ambizioso: Avezzano, Vastese, Pineto e Francavilla. Obiettivo salvezza per la neopromossa Real Giulianova e per il San Nicolò Notaresco. 3 le rappresentanti molisane, al Campobasso e all'Olimpio Agnonese, ripartite nonostante qualche grana societaria, si aggiunge la matricola Isernia. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.